tell them pipe down. Or it's lights out. Zeros on the debit, baby, all I do is swipe now. Gucci sweater 5,000. Stunning, buzzing. Ciao a tutti e bentornati qua sul canale. Io sono Nicola e come avete letto dal titolo, oggi andiamo a fare una seconda parte, un secondo episodio di quello che sarà il mio nuovo incredibile viaggio che sto preparando da mesi per portarlo qua sul canale. Come vi ho accennato nel video su come fare il backup senza un PC utilizzando lo smart controller, oggi invece voglio parlarvi di Eddy Nano digitale con Caddx Vista, il mio ultimo acquisto fatto grazie a Personal Drones, e questo video, pur non essendo sponsorizzato, ne voglio parlare perché sto affidando un viaggio così importante ad un drone così piccolo, così leggero, così potenzialmente fragile, diciamo. Questo perché purtroppo in questo viaggio, partendo da solo, quindi non avrò l'aiuto di nessuno, nemmeno di Elisa, che poteva aiutarmi un po' con l'attrezzatura. Purtroppo l'idea iniziale era di partire con DJI Air 2S e DJI FPV. Purtroppo però ho riscontrato in Grecia, anche se non serviva un luminare per capirlo, che il peso è davvero troppo alto, super eccessivo, soprattutto per affrontare un viaggio completamente in solitaria. Quindi ho pensato di, anche per la particolarità del posto in cui mi recherò, di affidarmi al DJI Air 2S per le riprese standard e a Eddy Nano in digitale utilizzando i goggles del DJI FPV e facendo un ulteriore upgrade. Infatti ho scelto di abbandonare la mia amata Taranis ed affidarmi alla mia TBS Tango nuova, acquistata sempre da Personal Drones, così da portare meno peso in spalla e sperare ovviamente che le condizioni climatiche siano buone per poter portare i migliori contenuti possibili qua sul canale. Questo perché ovviamente Eddy Nano pesa solamente 65 grammi, quindi servirà un po' di fortuna, servirà una condizione ottimale senza vento, senza pioggia e senza tanti problemi. E l'altro motivo per cui ho deciso di affidarmi a questo tipo di drone così piccolo è perché dà meno nell'occhio rispetto al DJI FPV, che quando lo accendi e ci vai a 150 all'ora mezzo mondo si gira e si chiede che cosa sta succedendo. Quindi oggi voglio parlarvi in questa breve recensione di questo mio nuovo kit, che comprende la TBS Tango 2 Pro, Eddy Nano versione digitale con Caddx Vista e la Insta360 Go 2, che ovviamente andrò a sfruttare. Ormai ho deciso di abbandonare definitivamente GoPro e quindi l'andrò a sfruttare insieme al drone e anche per fare ovviamente delle riprese in prima persona, perché sempre in questo viaggio saranno utili. Quindi dopo aver configurato al meglio e ottimizzato PID rate grazie a Marco del canale Free FPV, con cui abbiamo realizzato già diversi video, ora non rimane che fare il test sul campo, approfittando del tramonto che sta arrivando. Anzi, mi tolgo anche gli occhiali perché non ci sto vedendo più molto, e quindi andiamo a vedere come risponde questo drone, e ovviamente aspetto anche i vostri commenti sotto in descrizione per capire che cosa ne pensate, se qualcuno di voi lo sta già utilizzando. Le impostazioni della Insta360 Go 2 sono Video Pro con profilo colore log, dove andrò ad applicare la mia LUT, e la stabilizzazione fatta da Insta Studio con la stabilizzazione nativa di Insta. Quindi non rimane che provare. Ma
ora andiamo a sentire il parere di un esperto che vola da anni con droni FPV, cosa ne pensa di questo kit che ha già definito è tutto un troiaio, quindi andiamo a vedere. Lui mi dice che sono l'esperto, ma in realtà ha comprato più roba lui di me in 2 mesi, capito? Oggi abbiamo provato un dronino in miniatura, abbiamo provato una radio nuova di zecca, che non avevo mai provato, che era Tango 2, che rispetto alla Taranis, insomma, c'è una bella differenza, per me è un'esperienza nuova. Personalmente non mi è piaciuta granché perché, come dice Frank Citro, è radio di cartone. Però il dronino è divertente, è buffo, ti permette di fare proximity, di avvicinarsi agli oggetti, per fare diciamo un po' di training e andare lentamente vicino alle cose, a fare il cruising può essere divertente. Di più gli manca motore, ha problemi di stabilità, insomma non è esattamente il massimo, però ci si può divertire, questo ne sono sicuro. No commentary. If you're the competition, you gon' get buried. I don't cheat on the game, we get married. They gon' know me as legendary. You in the stands, I ain't need no commentary. And the option ain't a secondary. I just throw it up like a Hail Mary. Noi che siamo un po' meno nerd e un po' meno smanettoni e puntiamo solo al risultato finale, nonostante sono super convinto, nonostante sono super convinto e ho convinto forse anche lui che la qualità di camera del DJI FPV ovviamente non la porterò dietro con me, di questo ne sono consapevole, però vediamo il risultato finale, no? Prima di trarre le ultime conclusioni, e vediamo se questa Go 2 speriamo che sia la scelta giusta per questo viaggio così importante. Nel frattempo io, prima di trarre le conclusioni su questo drone, che faccio un po' per recensione e un po' anche per capire io stesso quali sono i limiti e quanti sono i limiti di questo drone, oggi voglio testare i filtri che ho acquistato su Amazon, ma in realtà oggi voglio capire qualcosa in più anche del vento. Non è moltissimo il vento, però per un drone di questa categoria così leggero anche poco vento può fare la differenza e può essere un grosso problema. Il vento non è molto, parliamo di 2 metri al secondo, che vi scrivo sotto a quanto equivale, ma comunque poca roba, anche se, come vi dicevo, per un drone del genere può essere anche parecchio, se pensiamo che un Mavic Mini può resistere fino a 8 metri al secondo di vento e qui ne abbiamo 2 e non siamo nemmeno in quota. Bene ragazzi, dopo questi test, che in realtà sono durati ancora un po' perché io nel frattempo mi ci sono divertito anche un po' a casa, da solo, sul campo, e ho fatto altre prove, che dire, spero davvero che sia la scelta più giusta per questo viaggio così importante, però sinceramente, come vi accennavo anche nell'altro video, preferisco partire con uno zaino più leggero perché sarò da solo e con questo drone che magari mi consentirà di fare dei voli anche un po' più particolari e volendo indoor qualora ne avessi la possibilità, poi lo scopriremo, sarà tutto un viaggio così ricco di punti interrogativi. E soprattutto nella remota ipotesi, mettiamola così, che insomma ad un controllo, che sia in aeroporto o che sia nella zona militare, insomma, preferisco evitare di mettere a repentaglio anche il DJI FPV, visto che già mi porto anche l'Air 2S, e sperare bene. Comunque io ora vi saluto qua dall'Umbria, ancora per poco. Nei prossimi giorni inizieranno ad uscire anche un po' di spoiler e indizi. Sono proprio curioso di vedere anche su Instagram, farò qualche sondaggino, di vedere chi sarà tra di voi ad indovinare la destinazione. E che dire, per tutto il resto, come sempre, rimango disponibile, io ed Isa, sul gruppo di Telegram, su Instagram e dove volete. Ciao ragazzi e ci sentiamo molto presto.